C'è pervenuto un messaggio da parte di una signora, da parte di una donna, e noi abbiamo cercato di rintracciare questo personaggio e ci siamo in qualche modo riusciti. Perché dovete sapere che se voi avete problemi di qualsiasi cosa, di cuore, di, tranne di soldi, chiamateci che li mettiamo qui. Quindi, bene, d'accordo noi. Siamo riusciti quasi a trovare questa persona, quindi noi vi facciamo vedere la consegna del messaggio. La consegna del messaggio, della posta. Ciao amici della strana coppia, siamo a Santa Giusta perché ci hanno detto che un certo Martino Meli abita qui, quindi siamo venuti a consegnargli la posta. Martino Meli, stiamo arrivando. Siamo a Santa Giusta e ci troviamo in un noto tabaccaio della zona. Andiamo a chiedere notizie di Martino. Messo. Salve. Mi chiedevo, ma voi conoscete Martino Meli? Sì. Ah, lo conoscete? Perché? Cosa stai... Dobbiamo consegnargli una lettera importantissima, perché c'è posta per Martino Meli, dalla strana coppia per te. Ecco qua. Ma, non so, qui, è mai venuto? Sì, sì, ecco, e se lo vedete, ditegli anche di passare a pagare tutte le pulce che ha lasciato. Ha lasciato delle pulce? Ma che figure ci fai fare, Martino? Comunque non è qui, dove possiamo trovarlo? Zona Concia. Zona Concia? Sì. Gentilissimi, andiamo. Qui ci hanno detto che è casa sua questa. Andiamo. Numero 11. Andiamo a corrispondersi. Famiglia Meli. Ok, famiglia Meli, sarà che sto cognome strano, boh, sarai, vabbè. Proviamo a bussare, vediamo chi ci apre. Allora signora, noi siamo della, io sono il postino della strana coppia per te. La strana coppia. Strana coppia per te. Conosce la trasmissione? Certo, ormai certo, famosissima. Certo. Ma noi stiamo cercando un certo Martino Meli. Ma lei lo conosce? Abita qui. Abita qui. Ma non l'abbiamo trovato! Signora, dica, però dica. Dobbiamo essere sicuri che questa è la casa di Martino Meli. Ma sicurissimi! Sicuri al 100%? Sicurissimi! Però noi dobbiamo avere la conferma, vogliamo entrare in camera sua, vogliamo vedere qualcosa di suo. Di suo? Se no non possiamo lasciare la lettera. Avanti, è un po' bagnato perché ho lavato per terra prima, non fa niente, vero? Ah, va bene, non fa niente. Non fa niente. Andiamo. Vieni. Siamo entrati a casa sua. C'è anche il cane, guardate che bellino il cane. E ci sono anche i palloncini dei mio nipote, vedi che ha compiuto l'anno. I palloncini di mio nipote? Sì, sì. Che miseria. Guarda questa foto che bella, guarda. Ah, ecco, abbiamo le prime prove. Bella, guarda. Eh sì, è proprio lui, abbiamo le prime prove. Però non siamo ancora convinti. Ah, non siamo ancora andate convinti. Su allora, su. Andiamo su. Mi faccio strada da solo. Vai. Faccio come se tanto fossi. Non ti perdi. Faccio come se fossi a casa di Martino. Certo. Qui c'è una porta aperta. Eh sì. Vediamo un po'. No, guardate. Questa è un'altra prova che siamo veramente a casa di Martino. Questa è un'altra prova, amici. Vediamo un po', macchinette. Mi sembra un po' troppo in ordine qua, comunque. Secondo me. Vabbè. Mi rimangio quello che ho detto. Ogni tanto. Mi rimangio quello che ho detto. È sempre sotto sopra. Allora, c'è qualche. Ah, le sciarpe, vediamo un po'. Se è proprio la stanza di Martino. La roba, vediamo un po'. Ecco, queste sono le famose camicie di Martino, vedete? E i pantaloni sempre giù, che non pantaloni lascio mai appesi, sempre qua. Giù, vedete? Anzi della serie sempre pantaloni, giù. Pantaloni, vedete i pantaloni di Martino, eccoli qua. Li lasciamo pure messi bene dentro. Perché è tutto messo bene in ordine. Molto, molto. Allora, a noi ci interessava però l'indumento intimo. Cassetti, frugiamogli i cassetti. Proprio lì
guarda, sai, non c'è niente, Carragio, non lascia niente, sciroppo per la tosse, sciroppo, delinquente, pomate, che non si sa per che cosa le usi, pare che siamo proprio a casa di Martino, ecco qua, là, il pigiamino di Martino, bello, 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 signora, le calze, possiamo... Le mutande non ci sono. No, ce li ha giù nella mia stanza, perché come esce dalla doccia va direttamente a prendersi il mutande dal cassetto. Ah, le mutande nella stanza della mamma. Questo è uno scoop sullo scoop. Comunque, signora, questa è la casa del mattino, però noi non l'abbiamo trovato, quindi non possiamo lasciare la lettera. Però possiamo dire a Martino, la strana coppia è per te. Quindi prima o poi ti troviamo e ti consegneremo la posta. Ci vediamo fra poco. Devo chiamare il postino per vedere se è riuscito poi in questi giorni a beccare a Martino. Ivan, dove sei? Porca miseria, non l'ho trovato! No, che ti stavo cercando? Non l'ho trovato! Cioè, l'hai trovato? Però mi hanno detto che Martino è qui! Cioè, Martino! Vai a prendere! Non fare finta di venire qua! Vai a prendere, vai! Vieni qua, Martino, guarda la bunda! No, stai zitto che ti spezza le gambe! Prossima settimana devo venire a casa tua. Vieni qua Martino, che ti dobbiamo consegnare la posta, vieni. Molle per vinza, Martì, l'applauso e incoraggiamento al nostro amico Martino. L'abbiamo trovato! Trovato. Allora Martino, mettiti pure qua. Allora andiamo a vedere chi ti ha mandato il messaggio, poi tu deciderai il da farsi. Prima di aprire la busta. Dopo il video messaggio. Tu decidi dopo, capito Martino? Ok. Ciao Martino. Ascolta, se io sono arrivato a questo punto è perché sono veramente disperata. Perché dopo quella notte, quando tu quella volta eri con tuo cugino, te la ricordi quella notte che avete portato a me in spiaggia? Hai iniziato prima tu, poi ha iniziato lui, però lui con me non ha fatto niente e quindi il danno l'hai fatto tu. Guarda cosa hai combinato. Ecco, io veramente non ce la faccio più, sono disperato, ho bisogno anche del papà, lei ha bisogno del papà. Quindi ti prego, vieni, aiutami, siamo una famiglia, siamo in tre, per favore vieni in studio e dammi un bel bacio. Ciao Martino, adesso per favore, se potete uscire, che sto finendo di fare una cosa. Io dico una cosa Martino, questa donna, aspetta che devo fare tutto così, questa donna è veramente disperata Martino. Io adesso dico una cosa, lei ti ha chiesto una cosa ben precisa, di darle un bacio in bocca con la lingua, quindi Martino tu hai visto questa splendida ragazza, lei adesso, tu non lo sai, una sorpresa, lei è qui in zona Martino, quindi io ti chiedo, se apriamo la busta tu adesso dovrai darle un bel bacio Martino. Come? Matteo, ti vedo perplesso. Mauro, glielo daresti tu un bel bacio con la lingua? Come no, Martino. Cioè, te la sei fatta in spiaggia e poi... Io le ho verità. Vabbè, io direi una cosa. Dato che questi ragazzi non si sacrificano per dare un bacio con la lingua a questa ragazza, io, da postino di Ceposta per te, della strana come per te, mi sacrifico io? Sì, lo voglio fare. Guarda, Eva, io ti dico una cosa. Non ti sacrifichi tu, mi sacrifico anche io, tutti e due. Perché non sai che questa ragazza ha fatto un po' di liposuzioni? Ha cambiato colore dei capelli? Ed è... Eccola qua! La tua ragazza di spiaggia era un po' diversa da questa sera. Ci pensiamo noi, Martino. Mauro, non l'hai voluta baciare neanche tu, eh? No, però fatemi che già, ci voglio, dai che ci ho freddo, ragazzi. Allora, il bacio glielo diamo noi, così Martino sì. Aspetta, non c'ho te, ma scherzi. Martino, mi dispiace. Grazie a tutti, per il tuo. Però abbiamo consegnato la posta con padre Natù. Dai Martino, ti concediamo di abbracciare.